Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come costruire un caricabatterie per l'Ion 18650. Per questo progetto ci serviranno alcune componenti, in descrizione vi lascio tutti i link di quello che vedrete in questo tutorial. In questo modo potrete replicare anche voi questo caricabatterie proprio come lo vedete qui. Per iniziare ci serviranno dei moduli tipi 4056, si tratta di regolatori di carica USB che si occuperanno di ricaricare la nostra Ion. Poi useremo questi box per inserire la batteria, io ho preso la confezione da 10 perché averne qualcuno in più fa sempre comodo. Per i collegamenti ci serviranno dei cavi, io uso dei 24 AVG, ma diciamo che anche un po' più fini e un po' più grossi vanno bene lo stesso. Per assemblare il tutto useremo questo case stampato in PLA, vi lascio i file del progetto sulla mia pagina Thingiverse. Se non avete una stampante 3D non è un problema, nei vari gruppi FPV potete trovare tante persone disposte a stamparvi e a spedirvi quello che vi serve. Per finire usiamo della colla a caldo per fissare le componenti dentro il case. A questo punto possiamo iniziare, partiamo prestagnando i 4 pad che stanno agli angoli della scheda. Ok, tutte le 4 schede sono prestagnate. Adesso prepariamo i cavetti che andranno saldati alle schede e ai portabatterie. Tagliamo 4 cavi rossi da 10 cm e 3 da 3 cm. Poi tagliamo 4 cavi neri da 2 cm e 3 da 3 cm. Ora saldiamo i cavi al portabatteria, individuiamo il polo positivo e lo teniamo verso l'alto. Poi giriamo il case. A questo punto saldiamo il cavetto rosso da 10 cm sopra e quello nero da 2 cm sotto. Entrambi i cavetti andranno rivolti verso destra. Ok, come vedete ho preparato tutti e 4 i portabatterie. Ora dovremo collegare tra loro le 4 schede, ci serviranno i 3 cavi da 3 cm rossi e i 3 cavi da 3 cm neri. Collegheremo tra loro i poli positivi usando i cavetti rossi e i poli negativi usando i cavetti neri. Il risultato finale sarà questo. Adesso metto in posizione le 4 schede. Poi metto in posizione anche i portabatterie, io metterò un po' di colla a caldo per evitare che si muovano. L'ultimo passaggio da fare è collegare il cavetto positivo nel bat più e il cavetto negativo nel bat meno. A questo punto il caricabatterie è pronto, posso sistemare il coperchio. Rivediamo in questo schema come ho fatto i collegamenti. Ogni box batteria andrà collegato alla relativa scheda, saldando il cavetto rosso del positivo sul bat più e il cavetto nero sul bat meno. I 4 moduli invece andranno collegati tra loro, con i cavi rossi uniremo i pad in più e con i cavi neri uniremo i pad in meno. Quando posizionate le batterie sul caricatore fate attenzione a non invertire le polarità, il polo positivo va sempre posizionato verso l'alto. Come vedete i poli sono riportati anche sulla base ed è stampato un più qua sopra nel caso non vi ricordiate in che verso mettere le Ion. Ora che il caricabatterie è pronto possiamo metterlo in funzione, quello che ci servirà sarà un semplice caricatore micro USB. Quando la batteria è in carica vedremo un LED rosso, mentre quando la ricarica sarà terminata ci sarà il LED verde. Per quanto riguarda la corrente di carica, ogni scheda fornisce 1 A alla batteria collegata. Tenete conto però che gli ampere totali dell'alimentatore USB vanno divisi tra le batterie in carica.
Un'ultima considerazione da fare, ma molto importante, è la tensione finale di carica. Infatti questi TP4056 portano la batteria fino a una tensione di 4.2 V, ma come sappiamo alcune 18650 supportano una carica massima pari a 4.1 V. Questo tipo di batterie non potranno essere ricaricate con questo caricatore, in quanto porterà la cella fuori specifica. Fate riferimento quindi alle caratteristiche fornite dal produttore per capire quale tensione massima supporta la vostra batteria. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.